Nella sfida prepasquale del San Tommaso, il Perano non può steccare per evitare eventuali riavvicinamenti delle dirette inseguitrici e per consolidare allo stesso tempo la propria posizione nella griglia playoff. La Flacco Pescara, avversaria di turno, ha da tempo raggiunto l'obiettivo minimo della salvezza e ha il suo bel da fare per trovare le giuste motivazioni. La compagine del presidente Sborgia è la prima in ogni caso che arriva in zona tiro. Al secondo, il calcio piazzato di Lintino viene bloccato piuttosto agevolmente da D'Arcangelo. Il Perano Sornione comincia a tessere le proprie trame avvolgenti e colpisce alla prima occasione. È il 19° quando sulla battuta rete di Tano c'è la fortuita deviazione di Perfelice che favorisce l'irruzione in area di Taraborrelli, che dalla breve distanza fulmina il malcapitato D'Incecco. Magnante ha sui piedi l'opportunità per raddoppiare, ma dopo essersi liberato al tiro in area spedisce il pallone sul palo alla destra del numero 1 ospite. Prima del riposo i padroni di casa rimpinguano il punteggio grazie al calcio piazzato di Del Peschio, che oltrepassa la linea di porta nonostante il ritorno in campo del pallone. La formazione peranese chiude la prima frazione in doppio vantaggio e senza particolari affanni. I giochi vengono virtualmente chiusi dopo 5 minuti dalla ripresa delle ostilità, grazie a Del Peschio che fulmina D'Incecco in uscita con un leggero tocco sul pallone che va a scavalcare implacabilmente l'estremo difensore pescarese. La Flacco assiste impotente alle sortite offensive dei rivali, che sfiorano il poker in altre due occasioni. Al 12° D'Incecco si accartoccia per rendere nullo il tiro dalla distanza di De Julis. Poco dopo è ancora De Julis che si vede respingere il tiro ravvicinato dal provvidenziale intervento del numero 1 pescarese. L'11 di Nardone prova sterili iniziative in avanti e riesce a dire la sua in almeno due circostanze. Al 21° con il tiro dal limite del neoentrato Vitone, che si alza di poco sopra i legni di D'Arcangelo, e al 32° con la battuta a rete dell'ex di turno Cipollone, che spedisce il pallone di poco al lato. Da rilevare inoltre le proteste pescaresi per un presunto tocco di mani in barriera da parte di Mordini, che non viene sanzionato dal direttore di gara. Nelle battute conclusive segnaliamo la gran sciabolata di Della Rocca, che spedisce il pallone di poco sopra la traversa. Al 44° la Flacco rimane in 10 dopo il cartellino rosso rimediato da Pierfelice, che va quindi alla doccia anticipata. In chiusura il Perano arrotonda il punteggio con la tripletta personale di Del Peschio, che in questa occasione capitalizza al meglio il bel suggerimento di De Julis e fulmina nuovamente l'estremo difensore avversario. Mister Nardone, si chiude male questa vigilia pasquale per la Flacco Pescara, sconfitta pesantemente a Perano. Risultato giusto secondo lei? Ma sicuramente il risultato è giusto. Loro hanno molte più motivazioni di noi. Noi siamo in questo momento un po' demotivati, perché la salvezza l'abbiamo raggiunta molto molto prima delle aspettative, e oggi siamo venuti anche a giocare tenendo a riposo 2-3 persone, perché domenica abbiamo lo scontro col Chieti, dove non vorremmo fare brutta figura, anche se con questa demotivazione non so se forse sarà un'altra brutta figura. È brutto dirlo, però è così. La squadra fino a quando ha dovuto rincorrere un obiettivo è stata concentrata, e anche con loro, con lo stesso Perano, che è una buonissima squadra, quando c'era da vincere l'abbiamo vinta. Oggi è andata così, hanno vinto meritatamente e buon per loro, insomma. Vittoria piuttosto netta del Perano, che comunque deve restare con i piedi ben piantati per terra per evitare facili euforie. Sì, sì, oggi abbiamo fatto una bella vittoria, fu una grande partita, quindi, ma noi rimaniamo per i piedi per terra, perché ci conosciamo troppo. Siamo una squadra umile, siamo una squadra, diciamo, io dico sempre, siamo una squadra operai. Se rimaniamo con la testa, arriveremo fino alla fine facendo bene come stiamo facendo. Io sono contento dei ragazzi, perché oggi hanno dimostrato, mi dimostrano domenicalmente che vogliono fare, però è logico che ci sono le partite, sono tutte difficili domenica dopo domenica, quindi andiamo avanti così. Del Peschio sopra le righe, autore di una tripletta, sta ritornando il Del Peschio che però hanno avuto due stagioni fa. Sì, sì, mi fa piacere, perché il ragazzo merita questo, non merita questa categoria sicuramente. Io sono 2 anni che alleno, ho la fortuna di avere questo ragazzo. 2 anni fa fece 20 gol, quest'anno ci sta andando vicino, io sono convinto che lo supererà. Sono contentissimo per i ragazzi, che è un ragazzo eccezionale che non merita questa categoria sicuramente. Gli auguro migliori fortune sia nel Perano che nel proseguo. Comunque non è la nostra fortuna, perché noi dipendiamo molto da lui.